Io le utilizzo per tutti i miei riscaldamenti, anche per i miei riscaldamenti gara, anzi soprattutto per i miei riscaldamenti gara, se magari in qualche allenamento per il riscaldamento scelgo una Nimbus oppure una scarpa come Evoride. Ci sono due cose che balzano alla mente di chi corre da parecchi anni, in particolar modo le Cumulus 18, quelle delle Olimpiadi di Rio, rispetto a queste Cumulus 23, queste ultime rappresentano la simbiosi tra tradizione e innovazione. Avrei voluto iniziare con qualcosa di super smart e in effetti oggi recensirò con Alessia Baldini queste Cumulus 23, delle quali Alessia ci ha parlato in dettaglio. Se volete saltare il vecchio recensore, qua sopra vi metto un cronometro, potete passare direttamente alla sua parte. Per capire però perché questa Cumulus 23 rappresenta la simbiosi tra tradizione e innovazione, veniamo come al solito alle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella versione maschile US 9 è di 280 grammi, in quella femminile di 230 grammi, 23 mm nel tallone, 13 mm nell'avampiede. ASICS racconta che queste scarpe hanno una vestibilità diversa tra uomo e donna, drop 10, di solito nella versione maschile di 10, in quella femminile di 13, in questo caso è comunque identica. Se è vero che nella parte posteriore c'è sempre il gel, famoso gel, al tempo stesso sappiate che la scarpa è migliorata dal punto di vista estetico in maniera significativa, cosa che, dirà il famoso puntualizzatore, è sempre un'opinione personale dal punto di vista estetico fin dai tempi del 1789 di Jean-Jacques Rousseau. Di certo però la tomaia è sorprendentemente morbida, l'avampiede invece è aderente e flessibile, è più largo di una scarpa tradizionale, comunque con una parte anteriore leggermente affusolata. Il mesh ingegnerizzato si mostra davvero confortevole e dopo pochi chilometri si adatta perfettamente al nostro piede. L'ho provato anche sul tapis roulant senza calze, un'eresia per alcuni, e trovo davvero che sia molto comodo. Di questa scarpa esiste anche la versione MK, cioè in knit, con un mesh più strecciato, ma al tempo stesso, così come ci insegna il passato a prevedere il futuro, tra pochi mesi uscirà pure la versione GTX, che è quella in Gore-Tex per l'inverno. Ho trovato molto comoda anche la costruzione della linguetta, che è davvero libera, molto imbottita e sicuramente rende, come dico sempre, il piede coccolato. Inoltre la parte mediale, anche grazie al logo ASICS, oltre all'imbottitura nel tallone, consente al piede stesso di stare ben solido e quindi anche a velocità elevate riuscirete sicuramente, se il vostro motore ve lo consente, a correre davvero velocemente. La parte del mesopiede, pur essendo parecchio liscia, offre una transizione davvero piacevole, così come nel tallone, grazie all'imbottitura, troverete, soprattutto dal punto di vista del calcagno, un sollievo particolare e al tempo stesso, come già dicevo, il piede lo sentirete davvero bloccato. Sappiate che è stata aggiunta anche questa tecnologia 3D Space Construction, di cui ci parlerà poi Alessia, che consente di fatto una comodità e una morbidezza particolare e al tempo stesso di avere, tra virgolette, un adattamento particolare in funzione del vostro modo di correre, un modo di correre che ovviamente si differenzia tra uomo e donna, ma anche, visto che il nostro corpo non è davvero uguale, tra i podisti amatori di diverse categorie. Tenete conto che, pur essendo una scarpa neutra che non offre davvero stabilità, grazie alle scalanature nella parte anteriore sarete in grado di avere una discreta propulsione in avanti. La base dell'avampiede è davvero molto ampia, quindi chi appoggerà di avampiede troverà questa scarpa particolarmente efficace. Sappiate comunque che nella parte posteriore, soprattutto per coloro i quali sono alle prime armi e appoggiano di tallone, avrete una sensazione di stabilità dovuta al fatto che questa scarpa non è fondamentalmente pensata per persone neofite. Tra l'altro sarebbe davvero molto astuto, come il pro de Pollicino, se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di scarpe, in particolar modo delle Kayano 28, di cui parlerò tra qualche giorno, ma soprattutto con il pro de Podista di queste Magic Speed, delle quali abbiamo fatto davvero diversi test in pista, oltre che a Livigno.
Prima di passare alla mia ospite, nel frattempo qua sta iniziando a piovere, due considerazioni finali. ASI, che è sensibilmente migliorata, e qui lo dico da recensore voluto, nel design della scarpa stessa, scarpa che secondo me dal punto di vista estetico è davvero piacevole. In primo luogo ASICS ha adottato nuovamente la tecnologia gel, che in combinazione con uno strato più spesso di intersuola Flight Foam permette alla scarpa di essere davvero leggera e al tempo stesso di offrire una reattività abbastanza importante, cosa che fa risultare la scarpa relativamente leggera ma protettiva, con una buona ammortizzazione e al tempo stesso una discreta reattività. In secondo luogo, al tempo stesso, questa scarpa è davvero pensata per avere una differenziazione tra uomo e donna. Differenziazione, vi metto qualche link qua sotto che è spiegato in alcuni articoli davvero dettagliati, ma dato che non vorrei tediarvi con ulteriori dettagli, che qui sta iniziando a piovere, lascio la parola ad Alessia, che ci ha raccontato tutto, ma proprio tutto, di questa scarpa. Sentiamo ora cosa ci dice Alessia. Se questo video dovesse raggiungere le 5.000 views in un mese, anche se questo non è fondamentalmente il periodo giusto per pubblicare, andrò direttamente in pista con lei a Rubiera a fare un'ulteriore recensione, però in questo caso la obbligherò a stare seduta. Godetevi l'intervista e, come al solito, keep running, ci vediamo alla prossima e siate astuti nel vostro modo di correre. Ciao, a presto! Ciao Alessia, tutto bene? Ciao, tutto bene, grazie mille. Cosa ne pensi delle Cumulus 23? Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ok, queste scarpe secondo me sono adatte a tutti coloro che hanno un appoggio di tipo neutro e che cercano qualcosa che sia estremamente versatile, quindi una scarpa con cui fare un po' di tutto, dagli allenamenti un po' più lunghi fino a andature in pista, come quelle che faccio molto spesso nei miei riscaldamenti, oppure anche balzi, per esempio, o esercizi con ostacoli. Secondo me sono adatte a tutti coloro che pesano meno di 85 kg e che cercano una scarpa che sia ammortizzata, comoda, protettiva e soprattutto estremamente versatile. E per quali distanze le utilizzeresti? Io le utilizzo per fare un po' tutte le distanze a velocità non altissime, quindi non a meno di 3,30 al chilometro. Le utilizzo quindi per fare tutti i miei riscaldamenti e tutte le mie corse un po' più lunghe e lente. Invece per il podista amatore del canale, a chi le consigli? Le consiglio appunto a tutti coloro che corrono dai 3,30 in su, vanno benissimo per fare qualsiasi tipo di allenamento, dalle ripetute ai medi anche, e anche alle corse più lunghe e lente. Appunto, come ho detto prima, sono scarpe davvero versatili che possono andare bene per fare tantissime cose, quindi se avete queste non avrete bisogno poi di acquistare troppe altre scarpe per fare i vostri allenamenti. E invece cosa ne pensi dell'intersuola Flight Foam? L'intersuola Flight Foam è morbida, però non eccessivamente morbida. Possiamo dire che è una suola elastica. In più, in questa versione della nuova Gel Cumulus, ovvero la numero 23, è inserita una nuova tecnologia che si chiama 3D Midsole Design. Nei maschi è situata solo nella parte del tallone e nelle femmine anche nell'avampiede. Questo perché di solito un maschio pesa di più di una femmina e quindi quando appoggia il piede per terra riesce a deformare la suola normalmente. Le femmine invece hanno più, pesano meno solitamente e quindi hanno bisogno di maggiore morbidezza in quel punto della scarpa. In più abbiamo anche la tecnologia gel che ammortizza molto bene e, diciamo, riduce gli urti quando il piede entra a contatto con il terreno. E secondo te, per chi le dovesse comprare, consigli lo stesso numero o mezzo numero in più? Io personalmente utilizzo lo stesso numero di qualsiasi altre scarpe, quindi sia le scarpe chiodate che le scarpe leggere, come può essere una ASICS Meta Racer per le gare. Io utilizzo sempre lo stesso numero, quindi penso che abbiano la stessa vestibilità della maggior parte delle scarpe ASICS. E invece a livello di durata, che cosa ne pensi? Quanto durano secondo te? Guarda, io le uso da inizio maggio quasi quotidianamente, non ti dico tutti i giorni, ma 4-5 volte a settimana sì, e devo dire che le mie sono ancora perfette, il gel non si è rovinato per niente, la suola in Flight Foam è ancora perfetta e soprattutto una cosa che ho notato moltissimo in questo modello è che la suola non si è praticamente consumata e io la uso in pista e faccio molto attrito quando corro. Sei mesi fa ASICS ha lanciato anche le Nimbus 23,
in che cosa si differenziano secondo te rispetto a queste Cumulus? Le Nimbus 23 che io ho provato posso dire essere sicuramente leggermente più pesanti innanzitutto, quindi le consiglio per corse ancora un po' più lunghe. E la cosa che le differenzia da queste Cumulus è la morbidezza e l'ammortizzazione. Se queste sono morbide e elastiche, però adatte anche ad allenamenti un pochino più veloci, penso che le Nimbus siano ancora più ammortizzate e quindi ancora più adatte al runner che cerca comfort. E dal tuo punto di vista, quali sono i principali pregi di questa scarpa e poi se hai trovato qualche difetto? I principali pregi sono sicuramente la morbidezza, la nuova tecnologia di cui ho parlato prima, il 3D midsole design, secondo me è veramente comodo e si sente una volta che il piede entra a contatto con il terreno. Il gel inoltre è posizionato dietro ed è visibile, davanti non è visibile e devo dire che riduce veramente l'impatto e lo shock quando il piede entra a contatto con il terreno. E in più trovo che il design, come potete vedere, è molto bello, striato, con questi bellissimi colori. Sono anche molto resistenti dal punto di vista della suola. Personalmente non ho riscontrato difetti, ma solo miglioramenti dalla Gel Cumulus 22 precedente. Se dovessi suggerire tra le Nimbus e le Cumulus, quale sarebbe la distinzione? Personalmente io, facendo cose molto dinamiche, molto rapide e veloci, preferisco le Cumulus, però devo dire che se dovessi consigliare la Nimbus, la consiglierei a chi magari è un po' più inesperto nella corsa, chi sta iniziando e chi cerca soprattutto protezione e ammortizzazione ancora di più di quello che potrebbe offrire una Cumulus. Diciamo che la Cumulus la consiglierei per chi è già un po' esperto. Sappiamo che alcuni di noi, soprattutto i podisti amatori, i pronatori, non possono usare le Nimbus, che cosa suggeriresti? Per i pronatori suggerirei una GT, che sono scarpe veramente buone, la GT 1000 e la GT 2000, che sono uscite nelle loro nuove versioni recentemente, e come rapporto qualità-prezzo direi che quelle sono le scarpe che consiglierei. Invece, ultima domanda, quando le userai in gara? Io le utilizzo per tutti i miei riscaldamenti, anche per i miei riscaldamenti gara, anzi soprattutto per i miei riscaldamenti gara. Se magari in qualche allenamento per il riscaldamento scelgo una Nimbus oppure una scarpa come Evoride, per i riscaldamenti gara utilizzo solo ed esclusivamente le Cumulus e quindi io le utilizzo per in quel contesto in gara, anche perché poi quando io gareggio faccio distanze corte come i 200 e 400 metri e quindi prediligo l'utilizzo di scarpe chiodate. Per tutti i runners le consiglierei per qualsiasi tipo di gara su strada, poiché sono scarpe davvero versatili, adatte un po' a tutti, a tutte le distanze e alla maggior parte delle velocità che si possono sostenere in gara. E quale sarà la tua prossima gara? La mia prossima gara sarà a settembre, penso che sarà una gara di salto triplo, però questo ancora devo deciderlo, sarà un work in progress. Va bene, grazie Alessa, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao.